Non c'è chiesa senza carità. L'anno santo della misericordia, declinato attraverso la vicinanza agli ultimi nell'impegno delle realtà locali. Anche le associazioni parrocchiali della Caritas di Arezzo, Cortona, Sansepolcro hanno compiuto il loro pellegrinaggio alla Cappella della Madonna del Conforto durante la settimana di preparazione della festa della patrona di Arezzo. Io, dopo un'esperienza un po' difficile in famiglia, tramite il mio parroco, mi ha indirizzato dalla Caritas Salesiana e mi hanno offerto questo di fare un servizio qui alla mensa del Giotto. Lo faccio molto volentieri perché mi sento molto appagato, soprattutto ricevo più di quello che do. Quest'anno, con maggior ragione, visto che è l'anno della misericordia, quindi dobbiamo chiedere ancora maggiormente l'aiuto alla Madonna che ci sostenga, ci aiuti e ci stia vicino per poter essere di aiuto alle persone che sono in difficoltà, che sono in disagio, che purtroppo sono sempre di più. A testimoniare l'impegno verso i meno fortunati è anche una delle più recenti iniziative di solidarietà che hanno riguardato le Caritas delle parrocchie, la mensa domenicale allestita presso i locali dell'oratorio di Le Poggiola. La mensa è stata aperta il 20 di dicembre e è stata chiamata mensa di fraternità, cioè uno stare insieme con i nostri, diciamo, poveri, nel senso persone che hanno bisogno, oltre alla solita cena, anche di scambiare una parola con noi. Il paese è rimasto tutto meravigliato di questa iniziativa che il nostro parroco nell'anno del giubileo ha voluto fare. Tutti ci portano, tutti ci danno proprio perché è una cosa bella.